Andiamo ora a sentire alcuni dei rappresentanti delle province e delle regioni presenti all'assemblea di ieri, a partire dal presidente dell'Unione delle Province Italiane, Antonio Saitta. Presidente Saitta, le province del nord, ma lei come rappresentante di tutte le province italiane, ha presentato un documento. Quali sono i punti cardine di questo documento? In questo documento abbiamo un po', riassunto un po' le nostre posizioni, che non sono posizioni di conservazione dell'attuale sistema. Noi sappiamo che tutta la pubblica amministrazione, ma non soltanto noi, ma anche le regioni e i comuni necessitano, e lo Stato soprattutto, necessita di un riordino. Abbiamo voluto però dire che questa proposta che fa il governo non è una proposta che consente di risparmiare, non è una proposta che mette in moto, come noi avremmo sempre voluto, la riorganizzazione dello Stato, degli uffici periferici dello Stato. Per cui costa di più e non ha senso in momenti come questi fare una riforma che costa di più e mette il sistema degli enti locali in un grande disagio, in una fase tipo problematica. Quindi abbiamo riassunto questi aspetti e soprattutto fatto notare che il governo sta commettendo gli stessi errori di prima. Noi eravamo per l'accorpamento delle province col governo Monti. Avevamo detto al governo: guardate, non fate il decreto, invece hanno fatto il decreto e poi la Corte l'ha bocciato. Qui stanno facendo un'altra cosa. Vogliono modificare la Costituzione con una legge. Sono tre sostanzialmente le proposte che voi fate attraverso questo documento, a partire dall'introduzione dei fabbisogni standard. Diciamo che il governo, quando affronta questi temi, devo dire anche altri, dimentica come è fatto il nostro paese anche dal punto di vista istituzionale. È chiaro che qui al nord abbiamo ricevuto dalle regioni parecchie competenze. Qui abbiamo ricevuto dei grandi tagli, quindi c'è stato un processo anche dal punto di vista economico diverso rispetto ad altre parti d'Italia, dove in Sicilia la regione non ha affidato alle province altri compiti. Si è determinato difatti una diversità. Per cui quando si governa bisogna dire una cosa molto semplice, parlo del governo nazionale. Non è che per risolvere i problemi di chi non ce l'ha fatta bisogna penalizzare chi ce l'ha fatta. Presidente, entro metà novembre dovrebbe arrivare in aula proprio il provvedimento sulla riforma delle province, quindi che senso ha una riunione come quella di oggi che riunisce tutte le province del nord? Ma io credo che sia giusto chiamare alla verità e al senso di responsabilità i parlamentari che dovranno prendere delle decisioni, ma i cittadini che sappiano esattamente com'è la situazione, perché quello che appare con estrema chiarezza e che si sta buttando fumo negli occhi della gente. Lo stesso Del Rio ha detto in riunione unificata tra Stato e Regioni ed enti locali che non ci saranno dei risparmi. Il tema è di riforma istituzionale, però questo vuol dire che allora c'è una decisione che prescinde dall'utilità per i cittadini e per i territori. Qua ribadiremo la posizione che il Piemonte, ma come del resto la Lombardia e il Veneto, hanno espresso in tutte le sedi istituzionali di confronto su questa controriforma delle province che sta attuando il governo nazionale. Il provvedimento che è stato messo in campo è un provvedimento assolutamente irrazionale che punta alla cancellazione degli enti intermedi senza dare voce in capitolo alle regioni e soprattutto prevedendo, nelle more della cancellazione per via costituzionale delle province, la trasformazione delle province in enti di secondo livello, quindi senza l'elezione diretta degli organi politici. Noi siamo fermamente contrari, prima di tutto perché andremo nel caos amministrativo. Il nostro territorio, il territorio piemontese, è fatto da 1206 comuni e non è pensabile che possa essere la regione a farsi carico delle funzioni delle province o pensare che i comuni anche in forma aggregata possano svolgere determinate funzioni e servizi, ma soprattutto siamo contrari perché non ci piace questa idea che le province siano tutte uguali, che anche le province del nord vengano considerate enti di spreco, e soprattutto vogliamo avere un'autonomia.